Ciao a tutti, oggi prepareremo il pane ai semi con farina di tipo 2. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa più i tempi di lievitazione. Gli ingredienti sono farina di tipo 2, acqua, lievito madre essiccato, sale, zucchero, olio extravergine d'oliva e semi misti per panificati. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito madre essiccato e lo zucchero. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 2 minuti a 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la farina di tipo 2 l'olio e il sale e facciamo impastare per 5 minuti a velocità spiga. Aggiungiamo 35 grammi del mix di semi per panificati e facciamo impastare per un altro minuto sempre a velocità spiga. L'impasto è pronto, adesso lo lasceremo lievitare per almeno un'ora all'interno del boccale. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, adesso con le mani ben infarinate trasferiremo l'impasto su una spianatoia ben infarinata. Adesso infariniamo l'impasto e con le mani lo stenderemo formando un rettangolo senza sgonfiare troppo l'impasto. Adesso faremo delle pieghe. Prendiamo l'impasto e lo portiamo quasi a metà. Facciamo la stessa cosa dall'altro lato cercando di sovrapporre la piega. Dopodiché faremo la stessa cosa da questo lato. Facciamo la prima piega e la seconda la sovrapponiamo. A questo punto trasferiamo l'impasto in un canovaccio. Un canovaccio, lo infariniamo e trasferiremo l'impasto sotto sopra nel canovaccio con la piega verso la parte bassa. Infariniamolo, copriamolo e lasciamolo lievitare per altre 2 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che adesso trasferiremo su una spianatoia rivestita con un foglio di carta da forno. Adesso lavoreremo un po' l'impasto.
Possiamo dare la forma che più preferiamo, possiamo fare delle pagnottine oppure un filoncino come stiamo facendo noi. Adesso con un coltello andremo a effettuare dei tagli. Aggiungiamo il mix di semi sopra. Completiamo con un po' di farina. Completiamo coprendolo con un canovaccio e lasciamolo lievitare per 30-40 minuti. Trascorso il tempo, adesso trasferiremo la forma del pane su una teglia, sempre rivestita con carta da forno, e cuoceremo a forno preriscaldato a 200 gradi per 35-40 minuti circa, posizionando sul fondo del forno un pentolino con dell'acqua dentro. Il pane è cotto, lasciamolo intiepidire prima di servirlo. Pane ai semi con farina di tipo 2. Grazie e alla prossima ricetta.